test genetico ha un'importanza chiave nella diagnosi e nella prognosi di questa patologia. Dal punto di vista diagnostico è l'unico esame che permette di accertare con chiarezza se si tratta di una forma geneticamente acquisita o di una forma correlata all'età, quindi senza una componente ereditaria di fondo. E questo è molto importante non soltanto perché consente una definizione chiara della patogenesi, ma anche perché nelle forme geneticamente determinate ha implicazioni per tutta la famiglia. Dal punto di vista prognostico, il test genetico è molto utile perché l'individuazione di una specifica mutazione consente di prevedere quale sarà l'evoluzione clinica e il fenotipo di quel paziente, quindi guidare il management in funzione del rischio, per esempio, di una neuropatia associata, di una neuropatia autonomica associata con comparsa di manifestazioni gastriche e intestinali molto importanti. E ha poi un valore prognostico più ampio perché sappiamo che alcune mutazioni sono associate ad una prognosi peggiore di altre. Sì, c'è una grande rilevanza dal punto di vista terapeutico per due ordini di ragioni. Uno specifico in questo momento perché un test genetico positivo e quindi un inquadramento di una forma geneticamente determinata consente l'accesso a farmaci che non sono ancora prescrivibili per le forme wild type, per le forme acquisite. Quindi il test genetico ovviamente apre scenari terapeutici molto diversi oggi. Gli stessi farmaci sono o in corso di approvazione o in corso di sviluppo clinico anche per la forma wild type, quindi può essere che in un futuro non lontano da questo punto di vista la rilevanza del test genetico possa ridursi. Ma oggi è estremamente importante questo dato perché un paziente con una forma geneticamente determinata, se ha una neuropatia anche molto lieve associata, ha un ampio ventaglio di opzioni terapeutiche, sicuramente diverso dai pazienti con la forma wild type che ad oggi non hanno ancora un farmaco in indicazione approvato e rimborsato per questa patologia. Quindi questo è certamente un aspetto importante. L'altro aspetto importante è appunto quello prognostico. Noi sappiamo che alcune forme genetiche hanno sia un impatto dal punto di vista cardiaco che dal punto di vista neurologico, quindi dobbiamo farci guidare dal fenotipo del paziente e quindi dalla mutazione nella scelta del trattamento che riteniamo più efficace, più aggressivo, più capace di controllare le manifestazioni cliniche che hanno impatto prognostico. Quindi alcune varianti sicuramente che hanno esclusivamente un interessamento cardiaco o in cui le manifestazioni non cardiache sono marginali, certamente punteremo soprattutto su farmaci che abbiano una documentata efficacia dal punto di vista cardiologico, mentre laddove prevale la componente neuropatica dovremo tenere conto anche di questi aspetti nella scelta del trattamento. Il test genetico nei familiari a rischio è uno strumento molto importante. È uno strumento importante perché consente, soprattutto in coloro che sono fratelli o sorelle di una paziente che ha avuto una diagnosi recente e quindi sono più a rischio di sviluppare la stessa patologia eventualmente in un tempo breve, consente di identificare rapidamente se questa condizione è stata ereditata e quindi impostare un follow-up accurato, precoce e efficace per identificare manifestazioni molto iniziali che consentano di stabilire un trattamento e ottenere il massimo della risposta terapeutica. Ha rilevanza anche nei familiari a rischio, ma con un rischio ritardato nel tempo, per esempio i figli, sappiamo che questa è una forma late onset, quindi i figli giovani di un paziente affetto oggi hanno molto tempo davanti prima di manifestare segni della patologia. Tuttavia possono desiderare da un punto di vista personale, familiare, di conoscenza del proprio, diciamo, rischio nel futuro, possono desiderare di effettuare questo test anche con molto anticipo. Oggi si raccomanda di effettuarlo circa 10 anni prima dell'eventuale età di insorgenza della patologia nella famiglia, perché questo ci sembra oggi il momento migliore per eseguire il test senza urgenza, ma per impostare un follow-up molto accurato che appunto ha l'obiettivo di identificare precocemente manifestazioni
molto lievi, anche asintomatiche, ma clinicamente significative, per esempio in termini di alterazione alle indagini strumentali, che identifichino l'inizio di un processo patologico rilevante, meritevole di trattamento e quindi consentano di anticipare lo sviluppo di segni e sintomi più importanti. La consulenza genetica è lo strumento che consente di effettuare questo esame, che ha un impatto emotivo e cognitivo importante, perché comunque si tratta di guardare avanti, di conoscere qualcosa che tendenzialmente invece ciascuno di noi non conosce, cioè conoscenze e informazioni sul proprio futuro e sul proprio rischio di morte, anche se vogliamo. Quindi ha un impatto emotivo molto grande. La consulenza genetica multidisciplinare è un contesto accogliente che consente una presa in carico e una gestione di questo test, offrendo tutte le informazioni in modo che la scelta di sottoporsi al test sia realmente informata e consapevole, e al contempo offre gli strumenti per elaborare l'informazione che viene fornita e quindi garantire poi, se positivo, un'ottima presa in carico con l'obiettivo di seguire la persona nel tempo e arrivare appunto a un'eventuale diagnosi molto precoce.